pronto, inizia il match tra i parametro 4.5 e i ragazzi dei Revenge Soccer. Per la prima volta faccio il commento ai miei ragazzi, non mi fate intossicare, buon calcio a tutti. Ci sono Revenge, Sorbo, palla in verticale per Parisi, c'è Dumonté al centro, Parisi in mezzo per Dumonté, prima occasione per i parametro, palla alta sopra la traversa. Ancora Giuliano, prova ad andare via, Sarti la para e Giovanni prova a servire Parisi sulla corsa. Occhio a Dumonté, Dumonté prova ad andare, palla fuori, sfiorano il vantaggio parametro, palla fuori, allora scotto, c'è Dumonté a destra, ancora scotto, c'è Dumonté a destra, c'è Dumonté a destra, De Giovanni entra, ancora De Giovanni ci prova, Anastasio, ancora i parametri in zona offensiva. Sì. Carpi ci prova, Sarti la respinge. Risate stamattina. No, non la fastidio, non fa ridere più. Giuliano per Sorbo, Sarti sponde. Ciao ragazzi. Ora scotto per Dumonté che prova a partire. Ancora Dumonté, si arriva sul Cavarese. Dumonté di poco fuori, ancora iniziativa personale. Dove stiamo? Dove aiuto? Sono rimasti ovviamente. Ma già sai che sono rimasti. No, già sai, un miracolo ci siamo salvati. Ma noi, per come si era messa Mario, il primo anno che feci io con l'Audiolan, no? Facevamo le prime partite un sacco di... Palla in verticale, Parisi, Anastasio la tiene lì. La Carpi col mancino, Fasano in barriera, poi Giuliano, Sarti ancora la risposta. L'anno prossimo penso smantellino un po' tutti. No vabbè, no smantellano, smantellano anzi. Poi lì a te per giocare. Io vorrei 99 è difficile da giocare. Occhio a Parisi che intercetta Parisi. Falla fuori. Va Dumonté, spacca la porta. Manuel Dumonté, il DS sorrentino colpisce ancora. Andiamo. Solo chi vuole giocare, solo con motivazioni, solo chi ci tiene alla maglia. C'è il vantaggio dei parametro, 1-0. Quindi capito, vedo un po'. Mamma mia. Palla in verticale, buona per Fasano! Anastasio, cosa ha preso? Dopo il successo di X Factor, anche tra i pali, riesce a distinguersi. Come si chiama lui? Cortex. Come si chiama lui, dottor Tocco? Calvanese. Carpi, deviazione della barriera, c'è il gol del pareggio dei Revenge Soccer, 1-1. Sei gol. Tannanico fa ridere, eh? Andai a cercare un po' fai gol. Sano col mancino. Finisce qui il primo tempo, 1-1 tra parametri del Revenge Soccer, arrivederci alla ripresa. Tutto pronto, appena cominciato il secondo tempo. 1-1 il parziale tra parametri del Revenge Soccer. Al gol di Dumonté ha risposto Carpi, vediamo questo match, che emozioni ci regalerà nella ripresa. Poi Calvanese, Giuliano se ne va. Giuliano in mezzo per Sorbo! Che segna il gol del vantaggio dei Revenge Soccer, 2-1. Bravo Luque! Che sportività di Giuliano! Fondo! No, il secondo sono misloro. Ancora Scotto prova ad andare, palla per Parisi! Pareggio parametro! 2-2, azione personale di Scotto Di Santolo e il gol di Parisi, 2-2. De Giovanni intercetta. Poi Dumonté, Giuliano, Sorbo, Scotto perde un rimpallo, Sorbo! Palla fuori. Parisi con la testa buona per Dumonté che si gira, palo clamoroso, poi Fasano, palla ancora buona, il sinistro, Aderin Maciorto comunque.
Mamma, che sta succedendo stasera? 19-26. Oh. Palla per Fasano. C'è Dumonte a sinistra. Viene servito Dumonte, Parisi. Poi Dumonte ancora Parisi. Va bene, allora la palla. Uno e mezzo. Giuliano prova ad andare. Ancora Giuliano. Di Giovanni. Dumonte prova a ripartire. Ancora Dumonte. Dumonte salta Anastasio. 3-2 parametro. Segna Manuel Dumonte. Fasano prolunga per Dumonte che prova ad andare. Ancora Dumonte. Rientra sul sinistro. C'è Parisi. Dumonte. Dumonte. Palla in mezzo. Dumonte. Ancora Anastasio. Che parata. E Giovanni poi Scotto. Esce palla al piede. Se ne va. C'è Parisi solo. Scotto prova a servirlo. Lo serve. Parisi in mezzo. Va bene Giuliano. Ultimi scampoli. Giuliano la scucchiaia. Palla che resta lì. Sarti la blocca. E finisce qui con la vittoria dei parametro. Andiamo nel migliore in campo. Eccoci con Fabio Sarti, migliore in campo dei parametro 4.5. C'è anche De Giovanni con lui. Ragazzi, che dire, è una grandissima vittoria. Una grande vittoria. Un po' sfortunati, molti legni. Grazie anche a Manuel per il suo innesto decisivo. Il migliore in campo è Fabiolino. Fab, è stata una vittoria con il cuore dopo due sconfitte immeritate. La prima vittoria di questa serie Summer. Che ne pensi? Che gara è stata? Penso che fosse una partita assolutamente da vincere, dato che fino a mo' non eravamo riusciti a cogliere i punti necessari per avere una posizione di classifica adeguata ad una squadra che ha concluso in semifinale lo scorso torneo. C'è da dire calendario duro, prime due partite contro Trinchillo e contro Ciro subito. Però in ogni caso serviva una vittoria e ovviamente quella volta che ti serve la vittoria non è mai facile, è sempre sofferta. Senti, secondo il mio modesto avviso l'elemento decisivo è stata l'assenza del capitano, che ne pensi? Assolutamente sì, se ci fosse stato Giovanni avremmo chiuso la partita già a metà del primo tempo. Quattro gol sotto. Assolutamente sì. Bocca al lupo e parametro, grazie.